insieme dal 99. Il nostro territorio, qui ci muoviamo tutto quello del video, non esclusivamente siamo video artisti nel contesto dell'arte contemporanea, cerchiamo di allargare il mondo del video nel mondo del teatro contemporaneo, all'interno del teatro danza e diversi progetti che ogni volta un po' ci vengono in mente. Già il termine video arte è un termine che tendenzialmente che sfugge a ogni sorta di etichetta. Forse rimane quel territorio anarchico dove oggi è possibile davvero sperimentare, soprattutto oggi nella tecnologia, dove veramente si vanno a meticciare tutti i linguaggi, perciò la scrittura, la fotografia, il video, ovviamente la performance. Sicuramente non è il mezzo a fare la tendenza, la visione del mondo che questa tendenza crea e porta. E da questo punto di vista credo sia molto importante capire che per noi, in prima persona, essere video artisti è fare una riflessione su quella che è la cultura dell'immagine oggi. Per noi, io e lui, ci siamo ubriacati di questa grande possibilità che c'è all'interno del video. L'idea già di lavorare in coppia dunque implica già una riflessione particolare. Solitamente tutte le coppie artistiche che abbiamo conosciuto a livello anche internazionale fanno un passaggio, aggiungono complessità al linguaggio, perché fino a prova contraria si è due teste pensanti, ci si misura, ci si contrasta anche e si fa un primo scatto, che annullare quel ecocentrismo che è assolutamente anche benefico spesso nell'ambito, cioè per molti artisti, e favorire invece l'opera, il lavoro. Per cui si tende molto a sottrarre la propria persona e dunque a fare dei passi indietro per favorire questo linguaggio che viene creato. E questo linguaggio è un linguaggio nel nostro caso, perché qui ribatteremo molto il fatto che portiamo la nostra esperienza. È un linguaggio complesso, un linguaggio che appunto è nato ormai 12 anni fa, quasi 13. È un linguaggio che ci ha portato da subito a misurarci in campi che non appartenevano esclusivamente al mondo dell'arte, in primis la letteratura, a cui siamo molto legati, per cui quasi da subito è nata una forte collaborazione e amicizia con lo scrittore francese che è Michel Houellebecq, con cui abbiamo fatto 3 lavori. Collaborazione che appunto non è stata unica, per cui ci siamo misurati nel corso degli anni con altri scrittori, con scrittori italiani, con attori di teatro, e questa volontà da subito di rendere complesso il nostro lavoro, ma non complesso in termini di concetti, complesso in termini di trasversalità, ha portato probabilmente a anche una confusione di analisi anche del nostro lavoro. Forse la letteratura è stata, posso dire, il primo motore, il primo orizzonte che ci permetteva di vedere altri orizzonti. Ci siamo sempre messi in discussione, ecco, forse la grande fortuna di lavorare in due è che, come diceva Jacopo prima, se lavori pensando che la cosa fondamentale è smussare l'ego per dedicarti davvero a quello che è la tua creazione, ecco, a quel punto ti apri, come posso dire, invece di aprirti, come fanno un po' tutti gli artisti, delle ferite narcisistiche, ti apri più, come dire, delle ferite più legate alle idee, no? Allora, quando noi pensiamo a un progetto, iniziamo a scrivere, facciamo dei grandi ping pong, all'inizio anche un po' ridicoli, filosofici, dove cerchiamo di arrivare a un punto. A quel punto c'è la fase che noi chiamiamo la fase di setaccio, che per un artista è molto importante, cioè di levare tutte le sfumature, i grandi entusiasmi barocchi, per poi arrivare invece arrivare all'idea. L'Islanda ci è interessata da subito perché prima di tutto noi siamo innamorati delle nature primitive e scomode. Troviamo che ci sia, come dire, grande fascino nel poter raccontare
crisi della società, la società occidentale, i valori, la caduta dei valori della società, che sia molto stimolante poterli raccontare in questa finta cartolina tremenda delle nature primitive. Le basi del nostro lavoro sicuramente sono una riflessione sui rapporti umani, sulle interrelazioni umane e sui rapporti anche tra uomo e donna, un po' portati da una simpatia per un determinato tipo di letteratura, un po' perché è una cosa realmente inconscia, e ci sentiamo molto vicini a quello che oggi in alcune frangenti della critica definisce l'umanesimo tecnologico. Siamo passati dall'umanesimo tecnologico all'esistenzialismo tecnologico. Vedete come noi ci dobbiamo inventare un po', no? Ci facciamo dei grandi, poi posso dire, ci facciamo anche noi fare fine delle grandi etichette, perché in verità non riusciamo forse. Come mai noi fondamentalmente cerchiamo di impegnarci a far sì che ci sia un dialogo, no? Un dialogo intendo proprio con gli altri rispetto a quello che è il nostro lavoro ed è il lavoro anche di altri artisti. Perché crediamo, tendenzialmente rispetto al titolo, cioè il parassita sacrale, che il parassita deve essere quello che fa anche un po' da fegato, fa un po' da filtro a questa società. E se non vuole avere delle aspettative magari così alte, così morali, così etiche, però quantomeno di saperle assorbire. E si è creato un terreno di grande confusione, un terreno di conflitto, perché mancando tutta una serie di sistema e di istituzioni ci si trova a poter vivere, a poterci aggrappare, l'interno del parassita, a poterci aggrappare a qualche forma di nutrimento possibile. E l'Italia, per fortuna, è data da qualche privato che si permette di farlo, perché lo vuole fare, perché ha uno spirito alto, è un dialogo che vuole avere con l'artista, vuole crescere, vuole avere un confronto, e perché proprio c'è un amore nei confronti dell'arte. Perciò questo termine artista in Italia noi non l'abbiamo, non ce l'abbiamo sulla carta d'identità. Quando siamo andati con Simone Pellegrini, con Isai, Marzia Migliora alla Commissione Cultura, ci siamo trovati in una situazione assolutamente ridicola. Quando ci hanno invitato, pagando noi in Parlamento per dare una definizione dell'arte giovane oggi in Italia. No, di parlare dei problemi. Dei problemi dell'arte italiana. Saremo sempre molto interessati a dialogare apertamente con gli addetti al sistema di questo, ma è sempre possibile parlare di questo liberamente e apertamente, ma il sistema Italia dell'arte è rimasto affezionato al Medioevo, nel senso che ha questa affezione al fare trocca, fare feudo, a chiudersi e avere i ponti levatoi ben alzati, avere molto poco dialogo tra le parti, dunque esistono dei fortissimi e degli eccezionali individualismi in Italia, sia da una parte che dall'altra della barricata, ottimi artisti a livello internazionale, ottimi critici, ottime gallerie e anche ottime istituzioni, ma non c'è dialogo. Se sulla carta d'identità non si può mettere questa parola, benissimo, allora iniziamo a inventarci delle parole. Utilizziamo questo discorso del parassita, cioè che vada questo parassita a succhiare dove è possibile, ma in verità succhiare con una missione che è anche in sé alta, più sacrale, cioè a crearsi un'arma di resistenza, una risposta che deve avere quel punto. Inclusione tra critica d'arte e storici dell'arte è una cosa molto... un argomento molto pertinente oggi, cioè l'arte contemporanea è visto come un satellite a sé stante, autoreferenziale, di gente che se la racconta e se la canta tra di loro, e il pubblico è visto come una cosa secondaria. Io personalmente odio le certezze assolute, anche perché la critica dovrebbe essere analisi e parzialità, mentre la storia dell'arte dovrebbe essere la sintesi. Per cui nell'analisi, nella parzialità, non puoi avere delle certezze assolute. Questa purtroppo è una malattia di tanti critici che si sentono di definire con degli spartiacque chiari delle tendenze contemporanee, che è una cosa impossibile da definire.
perché tu come artista giri, monti e presenti il tuo lavoro, ma poi lo spettatore ha sempre un suo montaggio personale dato dalla percezione personale, dalla memoria, dal vissuto. E l'artista è uno che riesce a vivere le sue lavori, espone, crede nelle sue cose, lotta. Se esiste, direi che quello potrebbe essere un artista. Nei pensieri direi che è semplicemente uno che non ha soluzioni. Allora penso che l'arte è una necessità, è un'urgenza, non c'è soluzione. Un artista non ha soluzioni, solo che se riesce a farne un lavoro meglio, no? se riesce a capitalizzare il dolore, no? Diceva lo Giordano, che è bella la cosa, no? Capitalizzare il dolore. Se riesce a capitalizzare il dolore, probabilmente è un, come dire, sei su una buona strada per fare l'artista.